Bentornati sul canale Non Apete Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a fare una serie che a me piace un sacco perché così, perché mi piace farvi vedere cosa mi sono comprato e che cosa mi hanno mandato. Allora, io ho questa regola. Siccome esistono tantissimi, tantissimi film che girano, insomma, in DVD usati e tenuti bene a pochissimi soldi, vengono venduti veramente a 2-3 euro, addirittura in alcuni casi anche a 1 euro. Basta girare i mercatini giusti, i negozi giusti. Quindi ho questa regola: se trovo dei film così che non ho, me li compro, poi magari hanno la copertina rovinata, allora gli cambio la copertina. L'importante è che il CD, DVD non sia graffiato. Ora vi faccio vedere tutti i film che ho preso ultimamente, ma anche quelli che mi mandano per le PR, cioè per parlarne, fare le recensioni, che mi mandano le case di produzione. Questi sono i film che ho trovato a meno di 2 euro in giro. Non aprite quella porta all'inizio, non so se ve lo ricordate. Di Non aprite quella porta hanno fatto veramente 2 miliardi di film. 1,90 euro, mica male, eh? Anche qua vi faccio vedere che in realtà io li controllo adesso, a volte magari mi dimentico, però guardate qua, guardate. Adesso, cioè, non è tenuto male, per niente, nuovo. Questo invece di Balaugherò Darkness, vabbè, questo è abbastanza famoso. È un po' scassata la cover, però costava sempre 1,90 euro. Vedete, dentro è a posto. E poi anche questo vi faccio vedere come in realtà sono tenuti benissimo. Non è scassata, c'ha dei graffi qua sopra. Se un giorno troverò una cover simile, farò un change e questo mi diventerà nuovo di pacca. Gallows, l'esecuzione, eh? Questi da dove arrivano? Questi arrivano da un'altra roba. Questi arrivano da un'altra roba, delle card che sono finite dentro al film. Sono carine queste card, ve le faccio vedere, non vi dico cosa sono perché è meglio non saperlo. Però sono carine, sono delle card sui film più famosi: Nightmare, L'Esorcista, Annabelle. Vabbè, mettere Annabelle di fianco a dei capolavori del genere mi sembra veramente esagerato. Comunque sono delle card che mi aveva mandato Warner insieme a un'altra roba, a degli auguri, non mi ricordo. Poi c'è Mondo Cannibale, sempre pagato nulla, pagato 2 euro. Questo non l'ho visto, mi sa. Madhouse, però sia horror, magari ho preso un thriller. No, no, sembra horror. Se l'avete visto, scrivetemi qualcosa. Ah, poi questo qua che mi mancava. Che io c'ho l'altro, 28 giorni dopo. Adesso anche questo, 28 settimane dopo. Questo, vabbè, non è proprio un horror, horror. Nel senso, ci sono delle scene forti. Come temi horror, poi non fa paura, chiaramente. Però ci sono delle belle scene un po' forti. Dark Shadow, Pulse. Mi sa che anche questo non l'ho visto. Sì, non l'ho visto. Non è che si può vedere tutto, ragazzi. Se. Devo dire che la copertina mi piace molto, queste mani super marpione che palpeggiano la ragazza, marpionazzi. Poi Cloverfield, anche questo a 2 euro, bel film, carino. Niente di eccezionale, però carino. Tra l'altro a me Cloverfield, com'è che si chiama Cloverfield? Ten Lane, insomma il seguito, a me non è dispiaciuto. Quello dove c'è la ragazza che si sveglia rinchiusa insieme al ciccione, che non lo vuole far uscire, che si scopre poi essere un mani. No, scusate, no, questo non lo devo dire. E soprattutto il finale mi è piaciuto perché a me piacciono le cose un po' fantascientifiche. Bello, bello anche Cloverfield, carino, dai. Poi, la Rec 2. Una volta che hai visto Rec 1, questo qua ti sembra un po' la fotocopia. Vengono fuori un po' di dettagli in più. Devo dire che mi aveva lasciato un po' così, nel senso che mi era piaciuto molto il primo e poi dopo questo. Però, questo va comunque un buon film. Oscure Presenze. Sempre a 2 euro, Non mi ricordo di chi è. Vabbè, Oscure Presenze, che non me lo ricordo cos'è, cosa sia. Poi, vabbè, un classicone. Aliens vs Predator. Non è che io ami questo genere, eh. Nel senso, Alien sì, Predator un po' meno, però per collezione l'avevo deciso di prenderlo, costava 2 euro, che cazzo devo far lasciarlo lì. Poi, questo è un gran film, secondo me, vediamo se siete d'accordo con me, The Blair Witch Project, realizzato con 4 soldi, 4, ha fatto milioni di dollari, con un'idea brillante, una grande idea di marketing, agli albori di internet, quando insomma internet era ancora agli inizi e è stata sfruttata nel modo giusto per diffondere una sorta di fake news, cioè che fossero veramente morti dei ragazzi su. Insomma, è un misto tra found footage e fake news, roba veramente all'avanguardia per i tempi. Mi ricordo che lo vidi al cinema e che effettivamente la scena finale mi lasciò un brivido lungo la schiena, proprio così. Ah!
Bellissimo, bello, 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 bello. Insomma, un po' lungo, sputato, cazzo. Un polpettone un po' lungo, però poi alla fine ripaga. Non è anche troppo polpettone, dai. Poi, grandissimo, La terra dei morti viventi di Giorgio Romero. Io amo tutti i suoi film, amo persino Survival of the Dead, che è un film che vi consiglio, che trovate su qualche piattaforma streaming come per esempio Prime o Netflix o su Infinity. Survival of the Dead è bellissimo perché, vabbè, è fatto con pochi soldi, quindi dovete un po' tapparvi il naso su certe cose, sugli effetti in CGI, però la storia è figa. Romero comunque aveva tantissime cose da dire ancora sul mondo degli zombie e tramite gli zombie aveva molte denunce da fare sulla società moderna ed è riuscito ancora con Survival of the Dead a farlo. Poi anche qua ci sono tantissime tematiche nuove, più moderne, più interessanti, più sviluppate. Il fatto che comunque gli zombie iniziano a coalizzarsi, essere intelligenti, guidati, non è tra i migliori, però è interessante. Poi, Il sesto senso, film che ha consacrato Shyamalan e gli ha permesso di fare tutta una serie di film che non hanno avuto lo stesso riscontro del sesto senso, nel senso che questo film è piaciuto a tutti indiscriminatamente, mentre invece gli altri suoi film hanno sempre diviso il pubblico. Io ero dalla parte, in tutti i film che ha fatto, ero dalla parte di quelli che lo considerano un grandissimo regista che fa bellissimi film assurdi, strani, ma belli, che hanno un senso. Poi, ultimo film che ho comprato, Adulire. Mi ero dimenticato sta cosa che era prodotto da Tarantino. Vabbè, un classicone, Hostel, film che, vabbè, carino, ma ragazzi, io non so come uno possa diventare un idolo con un film così. Bellino, ma insomma. Ma no, ci sono delle cose molto belle, però su questo tema qua poteva essere fatto molto più cruento, non so. Un po' la colla di rosa, un po' gommoso, gli effetti speciali un po' gommosi, gli attori non troppo bravi. Vabbè, ho criticato Hostel, adesso mi arriverà una pioggia di insulti. Merita di stare in una collezione. Tra l'altro bellissimo il personaggio, questo personaggio qua. Adesso non è che stiamo di fronte a un capolavoro, eh. Però ci sta, è giusto che sia nella mia collezione Hostel. Adesso non mi ricordo il 2, il 3, li ho visti, ma non me li ricordo neanche più. Ora passiamo ad altri film, che sono film però che mi hanno mandato per PR. E vi faccio vedere subito questo. Questa collezione qua, di cui solo uno è horror, che è questo qua, The Fog di John Carpenter, che abbiamo visto anche col proiettore della BenQ 4K che mi hanno mandato da provare. Bellissimo film, bellissima edizione secondo me. Dentro contiene sia il DVD che il Blu-ray, quindi è molto duttile. E insieme a questo film qua, sempre per la stessa collezione, mi hanno mandato, che non sono horror, Dune e Fuga da New York. Poi mi hanno mandato questo, Slenderman, a detta di molti non bellissimo. Secondo me questo è il classico film che io non ho visto, ma che vedrò presto. Che secondo me è un po' sul genere obbligo verità, cioè questi sono film fatti per un pubblico di teenager e questo spesso non viene capito, non viene compreso e quindi non lo so se è un'operazione giusta, perché comunque un teenager apprezza benissimo un capolavoro, no? E tu gli fai vedere un bel film tipo Martyrs e lo sa che è un bel film, quindi non c'è bisogno di... Però sai, queste sono anche operazioni più che artistiche, di intrattenimento, quindi vediamo se questa cosa funziona per i giovani, vediamo se si divertono, facciamo il film, vedremo se questo Slenderman mi deluderà oppure no. Ultima pregeria di cui non ho fatto l'unboxing perché non è tanto horror, ma è comunque di un grandissimo regista horror, un regista che ha fatto la storia, forse il mio regista horror preferito è Romero e sarà sempre Romero, però anche Carpenter insomma è tra i miei preferiti. E questa edizione che la Midnight ha deciso di fare di Grosso Guaio a Chinatown per la collana Midnight Classic non è horror, questa è una commedia con elementi sovrannaturali, un film cult con tantissime cose cult che ci siamo portati dietro per anni, con Kurt Russell. Allora, dentro c'è una versione rimasterizzata, materiali extra, cartoline anche da collezione. Adesso ve la faccio vedere. Come al solito la Midnight fa... Oh, porca puttana! Vabbè, fa il disco con il libretto. Apriamo il libretto. Ah, guardate che figata sta foto. Grandissimi. Lei è la famosa attrice di Sex and the City, no? Che probabilmente è grazie a questo film che è diventata famosa, no? Grazie a Grosso Guaio a Chinatown. Illustrazioni molto carine. E poi infine quelle che mi sono cadute per terra, e ora le raccolgo, le cartoline con le illustrazioni
Big Trouble in the Little China, Midnight, che come al solito non sbagliano quasi mai un colpo, quasi mai, non dico mai, ma quasi mai, e che è già tanto, perché se io nella vita non sbagliassi quasi mai, ora chissà dove sarei. Questo è tutto per il Mercatini Horror, ragazzi. Fatemi sapere due cose: uno, se volete ancora video come questi, nel senso che così, se quando compro qualcosa faccio una pigna e poi dopo faccio il video e vi dico cosa ho comprato, e soprattutto vi faccio vedere anche le cose che mi mandano tutto insieme, insomma. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se avete visto alcuni di questi film, non li ho visti, se volete darmi il vostro parere scrivete nei commenti, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e ci vediamo al prossimo video di aggiornamento della collezione.